Ci siamo, attendiamo qualcuno e poi presentiamo il nostro ospite, anche se non credo ci sia bisogno, ma lo faremo faremo una bella chiacchierata. Aspettiamo qualcuno che ci dà un feedback su audio video, perché so se questi giorni praticamente ogni tanto ho fatto un po' cilecca, connessioni sovraccariche. Ragazzi, i primi che si stanno connettendo, ci dite se va tutto ok, sia su YouTube, sia sul gruppo, sia sulla pagina. Io intanto condivido, faccio il video party nel gruppo, mentre voi mi dite, grande Nico. Allora, fatemi condividere. Ho un futuro da social media manager. Grande. Ancora perduto tra le isole Canarie? No, sto a Bahia, Brasile. Ah, tu Brasile? Sì. Ti ricordi, ero venuto da quelle parti in Asia, speravo anche di beccarti. Allora, watch party, tasto destro, altre opzioni, avvia un video party. Ragazzi, intanto, ok, già mi state scrivendo. Ok, ci siamo, tutto bene, ok. Avvia. Perfetto. Ok, allora. Tutto bene, ragazzi? Ci vedete? Ci sentite bene? Sì. Ci ho avuto soltanto un feedback. Aspettiamo ancora un pochino di persone. Oggi dove state? Oh. È ora di pranzo, questi mangiano. Sabato scorso siamo a quest'ora, eravamo circa 200, 250. State a casa, dove andate? Oh! Ma l'ultima settimana hanno preso 45 kg a stare a casa, quindi adesso stiamo muovendo dalla tavola al computer. Io oggi voglio mettermi subito dopo questa lunga maratona, finisco alle 6 italiane. Provo a fare della pasta fatta in casa. Vi mando una foto di quello che farò. Allora, questo va, precede, sì, si vede bene, si sente bene, perfetto. Allora, di che parliamo oggi? Allora, innanzitutto abbiamo Pietro Bonomo. Per quei pochi che non conoscono Pietro, è un pioniere nel mondo dell'e-commerce e per questo siamo onorati comunque di averlo nel nostro gruppo, che comunque ci può veramente dare 10.000 tips a seguito della sua esperienza. Oggi nello specifico non parleremo proprio di e-commerce, fermo restando che se volete fare qualche domanda a Pietro nell'e-commerce sarà ben felice di rispondere, però diciamo che non è il tema centrale, ma ne è un altro molto importante. Allora, Pietro innanzitutto un'istituzione dell'e-commerce, ma non solo, è anche docente, è stato docente per Ninja Academy ed è il CEO di una delle realtà più interessanti a livello di remote working, che è Viral Octopus. Per chi non conoscesse Viral Octopus, cercate su internet, e oggi abbiamo un pezzo da 90 con noi, ti ringrazio tantissimo per aver partecipato a questa iniziativa che stiamo facendo. Ragazzi, io mi prendo un minuto per mettervi il banner delle donazioni. Se vi piace questo evento, tutto questo evento, questa live, le altre che abbiamo fatto, insomma, per premiare tutto questo lavoro, potete fare una donazione. Noi non siamo intermediari, non vogliamo esserlo, ma abbiamo preparato una pagina dove potete andare a vedere differenti raccolte ufficiali, controllate, che vanno direttamente per gli ospedali in Italia. L'indirizzo lo vedete qua in sovraimpressione. Allora, oggi di che cosa parliamo, Pietro? Introduci un pochino tu. Diciamo che avremmo potuto parlare di tantissime cose, avrei potuto dirvi come fare una campagna con un catalogo dinamico su Facebook, ma sti cazzi. potevo spiegarvi come risparmiare soldi su Google Ads, ma sti cazzi. Dato che nell'ultima settimana ci sono stati l'equivalente dei TSO, dei trattamenti sanitari obbligatori in Italia, che solitamente si verificano in 3 mesi,
vuol dire che proprio proprio pronti allo smart working non siamo. Sono 8 anni che sono nomade, quindi vivo con il mio backpack con dentro il mio ufficio. Prima ancora dal 99, nel 99 ho aperto il primo e-commerce, quindi di nuovo codice, sempre da solo. E a un certo punto ho dovuto iniziare a studiare ed inventare una serie di tips and tricks per me per sopravvivere allo smart working, questa modalità di lavoro in solitaria. E diciamo che adesso va molto bene, e quindi direi parliamo di smart working e di salute mentale soprattutto. Eh sì, perché si dice spesso che è bello lavorare da casa, figo eccetera, e poi dopo un po' cominciano a uscire fuori dei sintomi strani. c'è una lavorare da soli, darsi, adesso ne parleremo, darsi delle regole, una disciplina, dei binari, no, solidi, dove poter poi tutti i giorni fare la nostra attività, non è facile, perché stare soli con se stessi, dicevo prima a Margot, anche rispondere a semplici domande del tipo come stiamo, non è proprio facile. Partendo da questo, fino a proprio a organizzare proprio il nostro lavoro, non siamo pronti. Non è semplicemente stare a casa, non è semplicemente aprire il computer, svegliarsi, aprire il computer e chiudere la sera e tornare a letto dicendo ok, ho fatto il mio. Insomma, è abbastanza complicato. Come si affronta questa cosa? Quali sono questi? Iniziamo a parlare un po' di questi tips and tricks. Ragazzi, innanzitutto, per quelli che, scusami se ti interrompo, le domande le fate sulla pagina, così noi le vediamo belle qui sulla colonnina di destra, è più facile per noi. È una chiacchierata, quindi non sarà una lezione frontale, ci aspettiamo veramente interazione, perché è un argomento, ragazzi, che tocca tutti voi. Ed è per questo che, insomma, ci tenevo, quando Pietro mi ha detto di cosa parliamo, adesso Pietro sta anche lavorando su queste cose, ci sta facendo proprio uno studio, anche grazie a Margot. Ecco, parliamo di questa cosa super importante. Allora, consideriamo che tra che bello, sono libero di stare a casa, non devo andare all'ufficio a lavorare, parlare con Wilson, il pallone, è un attimo. Cioè, non ve ne accorgete neanche, vi rendete conto che a un certo punto state parlando con la penna, perché comunque sia l'essere umano è un animale sociale, ha bisogno di connessione. E soprattutto un'altra cosa, è difficile mantenere una distanza, creare dei boundaries, dei confini tra la vita personale e la vita lavorativa. Io vi posso spiegare 1000 trucchi che ho inventato nel tempo e che comunque sia sono supportati dalla scienza, perché a un certo punto vedevo che funzionavano e volevo condividere con altri questa mia esperienza. Considerate che io ho un gruppo che si chiama Body Digital Nomads di 15.000 persone, tutti quanti sulla stessa barca, quindi abbiamo un grandissimo confronto, incontri per capire come effettivamente fare. È facilissimo che iniziate a lavorare la mattina, aprite il computer, iniziate a lavorare e la mattina dopo siete ancora lì che lavorate, ma non avete fatto niente. Se mettete insieme le cose che avete fatto veramente poco. Quindi smart working deve essere smart. Bisogna cambiare il concetto del quante ore lavoro da che obiettivi raggiungo. Non si lavora più per ora, si lavora per obiettivi, per progetti. Lì vanno anche a cambiare, per chi lavora nell'e-commerce, ma come agenzia o freelancer, eccetera, anche il concetto, perché non vai più a chiedere una tariffa oraria, ma vai a lavorare per progetto, perché tu hai organizzato talmente bene il tuo modo di lavorare, il tuo smart working, che tu lavori per progetto. Devo fare questa cosa, devo scrivere 10 articoli, devo fare la data entry di 1000 prodotti. Non importa quante ore ci metti e non è importante per il cliente saperlo e non è importante caricarglieli. Intanto perché crei un'insicurezza dall'altra parte, perché dice cavolo, questo sta a casa sua, che ne so se sta lavorando o non lavorando. E iniziano a uscire software, ci sono dei software che ti tracciano se tu batti le dita sulla tastiera. Questa roba è una mostruosità. Siamo degli umani, possiamo fare molto meglio di questo, quindi essere disciplinati e lavorare a progetto. Devo caricarti 1000 prodotti sul sito, benissimo, costa 500 euro, 1000 euro, non importa, qual è la cifra?
e tu poi lo farai e otterrai l'obiettivo. Ma questo è uno shifting che non è solo commerciale, è uno shifting mentale. Tu sei libero, tu sei veramente libero di non di alzarti la mattina a mezzogiorno e nessuno ti dice niente. L'importante è che alle 5 hai consegnato il lavoro. Sei un animale notturno, perché comunque ci sono le persone mattiniere come me. Io mi sveglio alle 4:30 del mattino, faccio workout, faccio colazione con una serie di trucchi come il bulletproof coffee, queste cose qua, poi me ne vado in spiaggia, mi faccio la mia 10 minuti di meditazione, diciamo di breath work, perché aiuta anche a ossigenare i polmoni poi per il surf, e poi faccio la mia sessione di surf e poi inizia la mia giornata. Sono ultra produttivo. Molte persone pensano che in azienda ci siano 50 persone a lavorare, invece siamo pochissimi, semplicemente siamo ben organizzati con i tool, con le routine, e vi assicuro che io non lavoro mai più di 3 ore al giorno. Non, wow. non serve di più, perché il cervello non è in grado. Ci sono una serie di trucchi, ad esempio, se tu lavori 5 ore su un task, tu non sarai produttivo. Non so se avete mai sentito parlare soprattutto facciamo una premessa: se lavorate per 5 ore su 20 cose diverse, non avete fatto nulla alla fine dei 5 ore, vi è solo esploso il cervello. Il cervello umano non è in grado di gestire multitasking, non è in grado. Bisogna fare una cosa sola per volta e prendersi uno spazio a metà tra una cosa e l'altra. Per questo hanno inventato il metodo Pomodoro, non so se lo conoscete. Sono dei blocchi da 25 minuti di lavoro con degli short break da 5 minuti. Dopo 4 blocchi da 25 minuti ti fai un long break da 15 minuti. Durante quel long break poi possiamo parlare di che cosa si può fare cosa faccio. Però bisogna fare un task per volta. E nel momento in cui passi da un task all'altro, prenditi 25 minuti per risettare il cervello, per fare un rewire del cervello, perché... un'altra cosa che vi do un piccolo input, poi al limite ne parliamo, abbiamo bisogno di fare un brainwash nel nostro cervello, lo dobbiamo rewire, non so come si dice in italiano, ricablare, ok, scusa. No, figurati, pure io. Ormai mille lingue, non si capisce. Ma non parlo più una lingua io. Esatto. ricablare il tuo cervello, cambiare, fare uno shifting, cambiare tutto quello che ti hanno insegnato a scuola. Tu andavi alle 8:30 del mattino a scuola, poi facevi le lezioni, all'una uscivi, poi c'avevi i compiti a casa, tutto quanto come un bel robottino. Adesso questa cosa qua non esiste più, con lo smart working. Devi però essere in grado di ricalibrare il tuo cervello, che è molto più difficile di quello che sembra, ma fattibile. E se con i giusti tool si può fare, che è la neuroplasticity. Ci sono una serie di, se vi cercate il termine neuroplasticity, ci sono una serie di semplici esercizi che puoi fare per, diciamo, resettare il tuo cervello, di imparare cose nuove in maniera più semplice. Ad esempio, la mattina ti svegli e per tutta la mattina fai le cose solo con la mano sinistra. Ti lavi i denti, scendi col piede sinistro, ti lavi i denti con la mano sinistra, ti abbottoni la camicia solo con la mano sinistra, e se non sei mancino ti assicuro che è un mezzo incubo. Dopo un po' di volte che lo fai, che hai imparato, tu hai ricalibrato il tuo cervello, hai creato delle nuove sinapsi che possono essere utilizzate per imparare cose nuove. Mazza, incredibile. Il problema in questo a volte è che, ok, ti dicono un metodo, poi farlo diventare un habit, un'abitudine all'interno della tua vita non è facile, nel senso che io, questo è stato il problema più grande. E come dici tu, bisogna conoscere innanzitutto come funziona il cervello in generale, quindi ad esempio multitasking non è cosa per noi, quindi queste cose sono in generale per tutto l'homo sapiens, diciamo così, e poi anche in più come funzioniamo noi, che poi a volte è l'eredità di come ci siamo comportati da piccoli, eccetera. Quindi sicuramente questa cosa ci aiuta a capire. Però poi a farlo entrare nella propria routine quotidiana non è semplice, anche dei tricks del genere. Come è possibile? Come possiamo fare? Secondo te quali sono i metodi migliori per cercare di fare entrare dei buoni consigli all'interno della nostra routine? Guarda, io uso un tool super esclusivo che solo quasi alla NASA ce l'hanno, si chiama Google Calendar. Io
Io uso Google Calendar, il mio Google Calendar, cioè addirittura, allora intanto ho cercato di capire me stesso, io tendevo a svegliarmi alle 9, alle 10 e poi stavo citrullito tutto il giorno, perché io non sono così, io mi devo svegliare alle 4 e mezza del mattino, devo sentire il fresco del mattino, devo avere il tempo di carburare, devo fare una serie di cose che ho sperimentato nel tempo e alla fine sono riuscito a ottenere. Quindi io c'ho su Google Calendar ho addirittura food time, quando devi mangiare, cioè Google Calendar mi dice ehi, fermati un attimo, che stai facendo? Devi mangiare, devi bere, addirittura un tot di bicchieri d'acqua al giorno li devo bere, io prima non bevevo niente, mi portavano da bere per farmi sopravvivere, ma io lavoravo come uno scemo. E invece no, io mi sveglio la mattina, cioè la mia, in realtà non ho neanche più bisogno della sveglia, all'inizio ce l'avevo la sveglia, io alle 4:31 ogni mattina apro gli occhi, e la prima cosa che faccio per evitare di rimanere lì, e quindi lì anche impariamo a non procrastinare, perché è importantissimo nello smart working non procrastinare, salto fuori dal letto, salto proprio come un grillo, salto fuori dal letto e inizio con la mia colazione. Io tengo un regime di dieta chetogenica, quindi soprattutto okay. Grasso, che aiuta il cervello a funzionare meglio, è scientificamente provato. E la mattina mi faccio un caffè con MCT oil, burro, caffè, frullo tutto, lo bevo, è una bella bowl di assai. Queste cose qua mi danno subito la carica per iniziare la mattina. Può essere diverso per chiunque, cioè ognuno ha il suo modo, però io ho questo modo qua e lo replico tutti i giorni, anche il mio workout. Mi divido i task, mi organizzo la settimana, lunedì tutta la settimana, dove c'è un orario operativo, dove faccio le cose operative in blocchi da 30 minuti, 25 minuti più 5 minuti di pausa, e mi creo tutti questi blocchi operativi. Poi c'è un orario per le call, a cui collego Calendly. Quindi quando qualcuno facciamo una call, boom, Calendly, lì. Ma ti posso parlare solo tra un mese. E poi soprattutto ogni volta che ti chiedono possiamo fare una call, la prima cosa che ti devi chiedere è serve veramente questa call, perché una cosa è il lavoro, una cosa è la vita privata. Io non sono amico dei miei clienti, sono amico anche di qualche cliente, quindi andiamo anche usciamo anche insieme, non più adesso siamo tutti chiusi in casa, usciamo anche insieme, andiamo anche a fare surf insieme, però durante il lavoro è lavoro. Non scambio quattro chiacchiere, mi dispiace ma non lo faccio, però dato che abbiamo bisogno di connessione sociale ho comunque creato dei cluster durante la giornata dopo un determinato orario, quando a me viene più comodo, per organizzare delle call con delle persone interessanti. Mi sono fatto una lista delle persone con cui mi piace parlare, gente con cui che mi può insegnare qualcosa, gente con cui posso litigare, gente con cui abbiamo delle posizioni diametricalmente opposte, ma siamo in grado di motivarle in maniera tale di avvicinarsi e di imparare. E ho due o tre volte a settimana organizzo queste call di un'ora dove si parlo con persone, dallo scienziato al dottore di emergency, al surfista a parlare della forma delle pinne. E quindi mi sono creato dei cluster anche per imparare dagli altri, le persone che comunque stimo. Calendario per se stessi, non soltanto per il proprio lavoro, proprio per se stessi. Per me, assolutamente. Anch'io utilizzo il calendario, non sono così dettagliato, però ho delle fasce mie e poi all'interno cerco di essere, diciamo, monotasking il più possibile. Durante la giornata ce ne metto un paio di task, due, tre task, perché effettivamente mi sono reso conto che non sono produttivo. Anch'io come te mi sveglio prestissimo la mattina, da solo, mi piace, e tra le 5 e le 10 ho una produttività incredibile, ma non sono così bravo di dedicarmi molto tempo la mattina proprio per me stesso, che secondo me invece è proprio importante. Anche è importante perché ti calibri, ti setti per la giornata. Esatto, esatto. Poi sono prima dell'incontro che si siede nello spogliatoio, c'ha tutti i suoi rituali, c'ha il suo riscaldamento e poi va a combattere. Perché fondamentalmente il mercato è una guerra, cerchiamo di essere dei positivi, ma in realtà è una guerra. Quando vai, il mercato è a somma zero, quando vai là fuori, ogni soldo che fai tu ne sta facendo in meno qualcun altro.
quindi comunque di fatto è una guerra e ti devi preparare mentalmente, certo, andare fuori. Poi, poi cerchi di essere più etico possibile, magari togliere i soldi a chi non se li merita, cerchi di evitare di cerchi di fare qualcosa di buono per il mondo, tipo appunto io posso permettermi di lavorare 3 ore al giorno e lavorare in solitaria, rischiare di parlare col pallone Wilson, perché tutto ciò che faccio lo faccio perché credo che migliorerà il mondo e quindi mi sento anche figo, anche se non ci riesco, ci provo a volte non ci riesco, a volte ci riesco, però almeno bisogna creare una meaningful life, la tua vita deve avere un senso, se no spostare solo soldi da una parte all'altra. Sì, oggettivamente. Allora, qui c'è una prima domanda, facciamo di mia sorella poi. Cos'è il bulletproof coffee? Sì, te l'avrei chiesto anche io, effettivamente. Il Bulletproof Coffee è un caffè che è stato inventato da un personaggio della Silicon Valley, adesso non mi ricordo, che serve per aumentare il lavoro delle sinapsi nel cervello, fondamentalmente. A parte che fa dimagrire, ma è quello ti tiene in forma, fa anche bene. Adesso, vabbè, ci andrebbe un chimico per spiegare meglio la cosa. Io ve la spiego in maniera grezza, Vai, come vai, come la fai tu? spiegherebbe il barista al bar. La caffeina è un alcaloide, spero, che si unisce ai grassi. E quindi, quando va nel bloodstream, nel flusso sanguigno, va più velocemente al cervello e non viene, diciamo, danneggiata dagli enzimi dello stomaco, e quindi sfrutti tutto quanto il potenziale della caffeina, della concentrazione. Se vogliamo essere puristi, il Bulletproof Coffee si fa con il caffè single origin, che non sia trattato, con il burro da mucche che hanno mangiato l'erba, grass-fed, e poi si usa l'MCT oil, che sono, adesso non mi ricordo l'acronimo, cosa significa, monotrigrigio, cercatelo, MCT oil. Mischio tutto quanto, il burro, il caffè, l'MCT oil, li frullo, me li bevo e vi assicuro che... Ma questa fa parte della dieta Chetogenica. keto, esatto, No, però oppure. vabbè, non viene usata solo per la chetogenica, viene usata un po' da tutti, soprattutto in California, Silicon Valley, i programmatori, perché è veramente un booster mostruoso. Cioè, io non mangio fino a mezzogiorno, l'una, non ho bisogno, anche perché io faccio il fasting, non mangio per 16 ore. E Ok. quindi col Bulletproof Coffee lo riesco a fare, perché dormo, mi sveglio che mi mangerei le tende della casa. Mi faccio un bulletproof coffee, fino a mezzogiorno non mangio e riesco a fare il fasting, e poi a mezzogiorno mangio tutto il mondo. Grande. Altra domanda. Allora, scusa la provocazione, ma non può provocare un po' di stress riferito agli esercizi di ricablaggio? Non può. A me non provocano stress perché io mi diverto, cioè, sono dei challenge, tipo uno dei challenge che faccio, che ho fatto, non accendo la luce e me ne vado in bagno e faccio tutto quello che devo fare in bagno a luce spenta, al buio totale. E questa cosa qua ti spinge il cervello a mapparti il territorio, quindi spinge il cervello a fare uno sforzo di mnemonico, a mapparti il territorio, poi vai in bagno. Trova lo spazzolino, lavati i denti, ti lavi intanto, ti lavi. Cioè, ti rendi conto con te. Ti fai la barba con lo spazzolino. Vabbè. Però, sì, no, in realtà a me non crea stress, a me diverte molto. Ok, stavo vedendo se c'erano anche altre domande qui nel gruppo. Ok, allora, continuiamo. Io ho una domanda invece sul nostro workplace. Ok, nel senso, come si può creare Lo Lo spazio. spazio di lavoro, perché immagino, insomma, se siamo il riflesso del nostro ambiente, spesso e volentieri, no? Spesso e volentieri, lo capisci, un periodaccio lo vedi dal casino, dal caos, da come sei tu, eccetera. Quali sono i best practice per creare un ambiente di lavoro perfetto, diciamo così, o perlomeno che ci possa aiutare
soprattutto sulla produttività e sulla nostra, certo, il nostro equilibrio. Allora, intanto ci dobbiamo ricollegare al discorso dei confini tra la vita privata e la vita lavorativa. Io, ad esempio, una volta avevo una scrivania dove lavoravo, e lavoravo sempre alla scrivania. E finivo di lavorare, avevo il computer aperto lì, passavo, aspetta che rispondo a una mail, poi prendevo il computer, me lo portavo a letto, mi guardavo Netflix, intanto rispondevo a una mail. E finivo con lavorare sempre, sempre on, iniziavo a odiare il lavoro. Quindi ho iniziato a crearmi il mio workplace. Il mio workplace intanto è uno zaino. Perché quando io finisco di lavorare, metto tutto nello zaino. Ho uno zaino con tutti i compartimenti, è uno zaino... Guarda, ve lo mostro. Vai, vai. Ecco. Questo è lo zaino. C'ha tutti i compartimenti, dove c'è il mouse, gli adattatori, poi vabbè c'è il quaderno perché le penne matite, poi c'è tutte quante i cavi, quello che ti serve, c'è lo spazio a prova d'acqua qua dentro, dove metti waterproof, dove metti il computer, c'ho la busta dentro con i documenti, ho tutto diviso qua. Quando finisco di lavorare, chiudo lo zaino, lo metto da parte, cambio l'illuminazione, metto le candele e lì inizia la mia vita privata, così io non, cioè, ho più separare completamente. Un certo orario, anche questa è una cosa importante di comunicazione nello smart working, dall'altra parte le persone con cui lavori non sanno cosa stai facendo, c'è sempre il dubbio che tu stai dormendo sul letto e con la bava stai riempendo il cuscino, perché quella è la visione che c'è al tuo capo, oppure pensano che entrano viene chiamato cabin fever questa cosa qua di lavorare sempre, il tuo peer, le altre persone che lavorano con te sono in cabin fever e quindi ti chiamano a qualsiasi ora, eccetera eccetera. È un'ottima cosa alla fine della giornata, quando tu decidi che alla fine della giornata solo tu lo puoi decidere: buonanotte, grazie di tutto, è stata una bellissima giornata, oggi ho fatto questo e quest'altro, boom, buonanotte, li saluti e inizi la tua vita. Questa è una cosa che aiuta molto nella comunicazione, viene molto apprezzata dall'altra parte e viene rispettata. Quindi, discorso del workplace. Io ho inventato un esercizio per creare il workplace. In realtà, per arrivare al workplace, cioè prima lo shifting, devi capire esattamente perché lo smart working è figo. Lo smart working non è figo perché sei libero, lo smart working è figo perché se tu fai la lista di quante ore ci metti a vestirti, prendere la macchina, andare a lavorare, prendere la macchina, tornare a casa, riprenderti, spogliarti e poi dopo i bambini, la casa, se li hai o cose, eccetera, eccetera. Tu somma tutti questi minuti che spendi in questo modo e ti renderai conto che nell'arco di 10 anni hai perso un anno. Immaginati cosa potresti fare di figo in quell'anno, cosa vorresti fare con la tua famiglia, eccetera, eccetera, in quell'anno. Quindi di conseguenza lì, a quel punto lì, nasce il concetto di come creare il mio workplace. Inizio a dire, ok, io in questo anno che cosa farei? Quali sono i posti che visiterei, come vivrei, cosa farei con la mia famiglia, eccetera. E ti metti in una condizione di serenità, quello che a te piace fare. Sulla base di quello tu ti crei il tuo workplace e crei un bridge per la realizzazione dei tuoi sogni. Ad esempio, se il tuo sogno è quello di, magari non sei un nomade, ancora non l'hai fatto, di andare a vivere a Bahia e lavorare dalla spiaggia, ma tu sei ancora piazzato a Milano perché ancora non hai fatto quel grande salto, che non è un salto facile, è difficile, quindi nessuno biasima chi ha il sogno non lo vuole fare, però non riesce a farlo. Però si può creare un workplace che è lì vicino, è vicino a quel mondo lì, quindi dici, ok, Bahia, come me la immagino Bahia? C'è gli odori di Bahia, aromatherapy, prendi delle candele di quelle odore oceano, foresta, che ne so, e te le metti vicino e hai il profumo. Intanto dividiti, fai in modo di cacciare via qualunque essere umano da intorno a te. Quello è importantissimo, perché tu lo smart working va fatto da solo, non puoi farlo con
tuo figlio, tuo marito, la golf, eccetera. C'è chi è più estroverso e ce la fa a vivere in quell'ambiente, altri che sono più introversi, tipo me, devono stare isolati dal mondo, se no non performano. Quindi inizia a crearti un tuo spazio, che è il tuo spazio, con tutto quello che ti fa sognare e ti fa stare bene intorno. Io lavoro in mezzo alle mie tavole da surf, perché è il posto dove mi trovo a casa, no? Mi giro, guardo la tavola, so quel 5 minuti di pausa, inizio a immaginarmi la prossima manovra che farò, come la farò. Quindi creare è importante, questi sono i tre step. Uno, crearti un workplace che tu puoi smontare e cambiare il tuo ambiente, iniziare a vivere la tua vita staccata dal lavoro. Due, immaginati cosa ti fa stare bene, cosa ti rende felice. Se la tua famiglia ti rende felice, mettiti una bella foto della tua famiglia sulla tua scrivania. Devi guardare queste persone, perché se non sei felice non lavori bene. Se sei da solo a lavorare diventi pazzo, fondamentalmente. Terza cosa, fai ciò che ti piace, fai ciò che vuoi. Non è vero che non è possibile, puoi fare quello che vuoi. Se non ti piace il lavoro che fai, fanno un altro. Se non hai trovato un lavoro che ti piace, inventalo. Si può fare. Non è vero. E non è vero neanche che ci sono le responsabilità, i figli, eccetera. Sì, ci sono, ma io non so se un figlio cresce bene con un padre o una madre che stanno male perché non sono felici per quello che fanno. Quindi il workplace perfetto è il posto dove sei felice e dove hai il tuo spazio mentale. Altra cosa invece, tecnicamente... Domanda? Sì, c'è una domanda, scusa, però ti ho interrotto. Vai, continua. No, fai la domanda, perché mi sono dimenticato cosa stavo dicendo. Va benissimo. Allora, Matteo Motola, come si settano degli obiettivi brevi per evitare di non restare senza sapere come muoversi all'interno della giornata? Mi spiego meglio. Se il mio obiettivo a lungo termine è quello di lanciare un e-commerce da zero, come fisso gli obiettivi giorno per giorno? Ok. Bella domanda. Qua andiamo direttamente ai tool. Mi sono sviluppato il mio tool perché sono un nerd. Quindi Trello non mi piaceva, Slack non mi piaceva, mi piaceva un po' di Slack, mi piaceva un po' di Trello, mi piaceva un po' di quello, un po' di quell'altro, però per me nessuno di questi era perfetto e mi sono sviluppato il mio. Diciamo che io lavoro creando intanto una board su un Kanban, dove ci sono i macro obiettivi. Quindi io cosa devo fare? Ho una card su cosa devo fare per ogni parte. No, devo lanciare un e-commerce da zero, benissimo. Qual è la prima cosa che fai quando lanci un e-commerce da zero? Prima di tutto vedi se c'è l'avatar, market e channel fit, cioè se è prodotto e channel fit. Quindi se il tuo cliente è disposto a acquistare quel prodotto attraverso quel canale. Quindi la tua prima card sarà capire se il tuo prodotto effettivamente può funzionare. Io lo chiamo avatar channel product fit. Quindi fai questa cosa qua. Poi seconda cosa, ok, ho capito che il mio prodotto spacca, benissimo, qual è la seconda cosa che devo sapere? Bene, c'ho il cliente, c'ho il prodotto, c'ho il modello di business, tutto, devo distribuire lo suo prodotto. Che sia digitale o non digitale, avrei bisogno di una logistica, comunque. E quindi la seconda card sarà logistica. E ti crei tutta questa big list e inizi da lì. Una volta che vedi la tua big list e gli dai un tempo importante, perché Trello io l'ho abolito? Perché Trello non ha un Gantt. Il Gantt sono quelle barrettine dove dici da oggi a oggi faccio questo, da oggi a oggi faccio questo, da oggi a oggi faccio quest'altro. Ok. In questo Gantt generale tu vedi tutti i progetti, quindi considera ognuno di questi un progetto dove all'interno ha delle sottoboard. Quindi la prima cosa, il market fit, ok, avrà una serie di cose da fare. Quindi faccio monitoraggio dei gruppi, cerco il prodotto, cerco il prezzo, vedo se funziona in un certo canale, faccio un market test, e lì ti crei una sottoboard di quella board lì, che è divisa nel tempo che ti sei messo. Cioè tu dici, io ci devo mettere 3 mesi a fare questa prima fase per l'e-commerce. Benissimo, all'interno di 3 mesi, come mi spezzo il tempo? E ti fai la sottoboard. E poi all'interno di ogni card della sottoboard ti metti una checklist
perché non devi dimenticarti niente e non fare affidamento al tuo cervello perché non funziona. Mi spiace, cioè, il nostro cervello è limitato, non funziona così bene, quindi ti dobbiamo scrivere tutto quanto. Spero di aver risposto. Credo proprio di sì. Allora, in realtà ci sono, se non sbaglio, ho visto notifiche di altre domande sul gruppo. Aspetta che sono ciecato. Allora, quanto ci hai messo a capire ed applicare quello che è il tuo mood oggi di lavoro e tempi di vita? Cioè, tutte queste cose che ci hai spiegato, in realtà tu proprio quanto ci hai messo tra formularle e poi applicarle? Intanto ti arriva l'assolutamente sì, grazie di Matteo Mottola che ha risposto completamente alla sua domanda. Allora, non spaventatevi per il numero che vi dico, perché in realtà come pioniere te lo devi inventare, devi sbagliare, devi sbatterci la testa. Io ci ho messo 20 anni a arrivare al punto in cui sono adesso. Per fortuna oggi ci sono molte risorse. Io stesso sto creando un gioco che serve per creare le buone abitudini. È un bot fondamentalmente. Tu si iscrivi, ogni giorno ti mando un task da fare. Tu fai questa cosa qua senza protestare, un gioco, prendila come un gioco, lo fai, anche se è strano, e poi la sera ti spiego perché l'ho fatto. Questo è un gioco, è una gamification, perché serve per creare le buone abitudini. Perché il cervello umano come funziona? Perché quando ti mangi una torta, poi te ne mangi un'altra, poi te ne mangi un'altra, finché vai sulla bilancia e piangi? Perché la torta ti dà gratificazione e stimola la dopamina. Perché c'è lo zucchero. E quindi è un sistema di azione e reward. In italiano? Ricompensa. Sì. Azione e ricompensa. Quindi l'azione, mi mangio la torta, la ricompensa è sviluppo la dopamina, sono di buon umore, quindi sai che faccio? Me ne mangio un'altra di torta. E crei l'abitudine, una cattiva abitudine in questo caso qua. Non lo so, a me piacciono le torte, però è una cattiva abitudine, però puoi farlo anche con le buone abitudini. Attenzione che il buon Zuckerberg che è un demone, ha creato Facebook sulla base di questo. Quando tu metti, prendi un like, crea un contenuto, prendi un like, ti senti sentire ricompensato per il tuo sforzo, e allora lo rifai ancora, diventi dipendente da questa cosa qua. Allora, questo meccanismo mentale, cioè del nostro cervello, dobbiamo essere in grado di farlo diventare, utilizzarlo, se ne siamo al corrente, lo possiamo utilizzare come una cosa buona. Adesso vi ho dato anche un suggerimento per le vostre campagne di marketing. Fatelo sempre con pensando che dall'altra parte c'è gente che non ha certi strumenti e ci si può fare male. Quindi se volete fare delle azioni di marketing dove c'è questo sistema, attivate questo sistema azione ricompensa, ricordatevi che dall'altra parte avete delle persone vulnerabili, quindi ricordatevi sempre che è sempre meglio fare le cose per il bene piuttosto che per il male. Ci sono persone che possono starci male. Grande. Di 20 anni. Diciamo che però creare un'abitudine bastano 2 o 3 settimane una volta che sai come fare. Sì, probabilmente 20 anni per consolidarla e per farla diventare proprio propria, però credo che dei piccoli miglioramenti li potete vedere day by day se riuscite a farli proprio, ad assimilarli, credo, più o meno. Diciamo, sicuramente è un lavoraccio. Loro possono farlo subito perché c'è qualcuno che sta dicendo come farlo, io non lo sapevo. Non c'erano informazioni su queste cose, non ho idea. Nel 99 dovevamo pensare allo smart working. Nel 99 il problema è che avevo l'e-commerce e l'unico modo per essere pagato era il cash on delivery, perché il pagamento carta di credito non esisteva in Italia. Perché PayPal, quando li ho contattati, mi hanno detto: sei sicuro in Italia? Cioè, io ho aperto il mio e-commerce nel 99, ho iniziato a svilupparlo nel 97. Quindi non c'erano i problemi di smart working, o meglio, c'erano, ma nessuno ci pensava. Nessuno ne parlava. Eravamo pochi, eravamo pionieri, saremmo stati 100 persone in Italia a farlo, non lo so. Quindi poi siamo impazziti tutti e abbiamo iniziato a sviluppare certe tecnologie.
mentali. Quindi diciamo che immediatamente è possibile in poche settimane già iniziare a vedere i primi risultati e in un anno aver settato completamente il tuo stile di vita. Sai qual è il bello? Hai il trucco, non è che devi vivere come un automa e fare sempre le stesse cose. Adesso hai un tool, puoi cambiare tutto. Allora, vediamo un po' se ci sono altre domande, ragazzi. Ce n'è una di Bruno, però penso un po' off topic, però vabbè, è una curiosità. Pietro, la blockchain l'hai mollata definitivamente o continui a interessartene? Vabbè, questa è completamente out of topic, ma vabbè. Vabbè, sì, no, la blockchain continua a interessarmi. Diciamo che ne vedremo delle belle. Grande. Prima hai parlato appunto dei reward, no? Cioè, e prima, mentre stavamo fuori da questa cosa, abbiamo visto un pochino di argomenti e parlavamo appunto di reporting and milestones, ok? Quindi come celebrare i propri successi mentre andiamo avanti. Questa è una parte che mi interessa parecchio. Altri tips and tricks su come sviluppare appunto questo mindset? Allora, adesso in questo momento sto lavorando su un progetto interessante che si chiama Tanto Svago, che giustamente ho iniziato a lavorarci, è una grossa agenzia di viaggi. Quindi diciamo che mi è arrivato: ehi, marketing, abbiamo un problema. Houston, porca puttana. sono tutti in smart working. Avevo iniziato lo smart working, ho iniziato ad insegnare lo smart working. E una delle preoccupazioni, ancora prima che succedesse tutto, io avevo proposto di portare l'azienda in smart working, perché era l'azienda perfetta per lo smart working. Il proprietario era un po'... e poi quelli stanno a casa, si scaccolano, ti aspetti là, fanno niente, eccetera. E lì ci colleghiamo di nuovo allo shifting mentale dalle ore di lavoro agli obiettivi raggiunti, che di nuovo è un rewarding. Se ci pensate, lavorare non per le ore fino a che non muori, perché comunque fondamentalmente ogni ora che lavori è un'ora in meno che hai da vivere, quindi cioè morirai, cioè, non ci pensi, però morirai, e ogni ora che lavori è un'ora in meno che ti rimane da vivere. Non è molto più rewarding, molto più non lo so, prendetevela così, rewarding, non lo so, ma adesso vai avanti, poi mi viene in mente, l'avevamo detto prima. Non è molto più rewarding cominciare una cosa e finirla e celebrare? Cavolo, ho fatto questo, avevo un obiettivo e l'ho raggiunto. È come quando arrivi al fondo della maratona, ma che cazzo ce lo fa fare di correre per 45 chilometri per un solo motivo: tagliare il traguardo, dimostrare a te stesso che puoi tagliare quel traguardo e che tutto lo sforzo che hai fatto ad allenarti, a pensarci, ad entrare nel mind setting era per tagliare quel traguardo. Quindi quanto è bello ogni giorno tagliare un traguardo, è rewarding, è molto più bello per la nostra vita, per il nostro essere. E questa cosa qua va celebrata per due motivi. Uno, perché il team sa che tu non sei passato la giornata a scaccolarti sul letto, hai lavorato e hai ottenuto un obiettivo. Questo obiettivo, dato che lavori in team, è un obiettivo a beneficio di tutti. Quindi ho consigliato di aprire nella board di Slack, nella room di Slack, perché utilizziamo Slack intanto Svago, ho consigliato di aprire una room che è Celebration. Quindi ti viene dato un task, lo finisci, me lo dici: oh, guarda come sono cazzuto o cazzuta, l'ho fatto, e l'ho fatto nel tempo definito, e tutti quanti ti dicono bravo, ma non perché sei sciovinista, perché l'hai fatto per il padrone, l'hai fatto per te, hai un cazzo di obiettivo nella vita, anche al lavoro, per quello devi fare anche un lavoro che ti piace. Chiaro. Quindi, milestone reporting è molto molto importante. È molto importante crearsi le milestone, quello che dicevo a Marco, Matteo, mi sono dimenticato il nome. Matteo. Cazzo quasi. dicevo a Matteo, queste milestone che ti sei creato, questo Gantt, eccetera,
è molto rewarding riuscirci, arrivare alla data che ti sei prefissato ed esserci riuscito perché hai fatto un percorso prima, perché le cose non arrivano per caso. Tu arrivi a un obiettivo perché hai studiato, hai capito, ti sei confrontato con la gente figa. Le famose call che faccio è perché a me arriva energia, arriva informazioni, arriva knowledge che poi io posso utilizzare per ottenere i miei obiettivi ed essere felice. Io ogni volta che c'è una nuova release su Varalotto scrivo una mail a tutti: ci sono riuscito, guarda che cosa abbiamo fatto, e sono tutti contenti. È anche un senso di appartenenza, perché lo stiamo facendo insieme. Varalottopus è una community, è la community dei marketers, ma non quelli, dei marketers dei marketers quelli veri, cioè dei professionisti, quelli che hanno... Dei professionisti che hanno raggiunto un certo livello, che non vogliono stare sui social e che si passano un test durissimo e sono lì controllati da un robot, lavorano e ottengono dei risultati, e siamo tutti felici quando l'abbiamo ottenuti, perché questa cosa fa team, e soprattutto il tuo boss vede che stai lavorando ed è magari adesso ti sta dando 2 giorni, adesso te ne ha dati tanti giorni, ma un giorno magari ti dava 2 giorni di smart working e magari te ne dà 5 perché vedi che rendi di più, ottieni i risultati. Quindi importantissimo il reporting, e il reporting deve essere basato su delle KPI, perché il reporting deve essere misurabile. Quindi ogni task che tu crei devi crearti delle KPI, qualunque task. Le KPI non sono solo numeriche, sono anche azioni compiute. Quindi crei il tuo task, ti fai la tua checklist e ti metti le KPI. Quando l'hai finito dici: ok, oggi ho raggiunto questo e quest'altro obiettivo, e te lo dimentichi e passi al prossimo, perché devono essere concatenati. Chiaro, anche per tracciare. Intanto, giustamente, un altro poliglotta come Nico ci dice: rewarding è gratificante, giustamente. Grazie, Nico. Allora, senti, hai parlato di team, ok? Un problema che ho io, ma penso tantissime persone, poi è la comunicazione, no? Tu hai detto, dice, appena finisci una cosa c'è da scrivere, c'è da comunicazione. E anche questo è motivo a volte anche di stress, perché se lavori in remoto con altre persone che stanno dall'altra parte del mondo e poi devi aspettare, insomma, no? Questa cosa qui è abbastanza complessa. Tu come la gestisci? Assolutamente. Allora, nello smart working ci sono due modi di comunicare, che non sono o uno o l'altro, devono essere utilizzati tutti e due a seconda dei casi, asincrono e sincrono, che non c'è niente a che vedere, già i nerd stanno guardando il tag manager. No, non è quello. Quindi sincrono o asincrono. Asincrono sono tutte quelle informazioni che puoi comunicare al team e che possono essere lette in un secondo tempo. Poi i canali che si utilizzano per la comunicazione asincrona è la mail o ad esempio nel caso di Trello, dei Kanban, qualunque cosa voi scegliate come tool, nei commenti. Quindi c'è il task. Allora, un'altra cosa importante: quando lavori in team, cerca di non isolarti, cerca di mettere in ogni task almeno un altro peer, un'altra persona che lavora in team con te, perché puoi comunicare, puoi vedere i tuoi errori e devi essere anche in grado di accettare le critiche, che è molto difficile online, perché non c'è la comunicazione non verbale. Magari io ti faccio una battuta ridendo: ah, ammazza che brutta sta grafica, però in realtà è bella, lo sto facendo perché siamo amici, e tu dall'altra parte dici: che sto stronzo mi ha detto che è brutta. No, non è così. C'è una comunicazione, chiedi subito il motivo per cui, ok, no, perché non ti piace, come la posso migliorare? Questo è importantissimo. La comunicazione asincrona è relativa ai task. La comunicazione sincrona è relativa a tutte quante, intanto gli small talk, perché noi ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di dire: ciao, come va? Come va la famiglia? La famiglia, ti senti meglio? Sei andato a surfare? Sei andato in biblioteca? Tutte queste cose qua. È importante che ci siano queste chit-chat in generale. Salutarsi la mattina, salutarsi la sera, buonanotte, me ne vado a dormire. Durante il giorno per le comunicazioni veloci. Tu mi scrivi una mail dicendomi:
Ciao Pietro, ma quel sito ha il tag manager? Io la cancello e te ne dico di tutti i colori, perché se tu mi scrivi su Slack o sulla chat velocemente, ciao Pietro, quel sito ha il tag manager? Sì, fine. Non mi ritrovo 700 email perché quel numerino sopra l'icona è la morte dello smart working. Quel numerino, quell'icona che ti dice una notifica, tu vorresti non leggerla, ma dici, ma che cosa sarà? Che cosa sarà? Che cosa mi sarà successo? No? Come se fosse... E poi dall'altra parte, ciao, il sito c'ha il tag manager, ma baff. No, quello va evitata, questa tipologia di comunicazione. La comunicazione sincrona è per salutarsi la mattina, salutarsi la sera, organizzare le call e chiedere le cose importantissime di cui vuoi avere risposta immediata. Allo stesso tempo, non fare mai domande che possono, in una comunicazione sincrona, che possono essere risposte più tardi. Perché se mi disturbi, mi fa pling e io devo guardare. Perché se è una comunicazione sincrona, vuol dire che è importante e ti devo dare una risposta subito. Se potevo farlo dopo, mi stai dando fastidio. Adesso le stanno mettendo quelle notifiche anche nelle inserzioni. Ho visto alcune inserzioni che fanno, emulano il suono della notifica proprio per attirare. Bastarde, guarda. E non ce la fai. Tim, il tuo Mac ha un virus. Sì. E tu Plink, che cos'è? Io infatti ho disinstallato molte applicazioni di messaggi, eccetera, perché oggettivamente ogni interruzione ingiustificata lede la vostra diciamo produttività, cioè è proprio sistematico. Ok Pietro, allora io credo che vediamo un attimino se ci sono altre domandine. Super interessante comunque, questo è un argomento, ragazzi, siete marketer, siete imprenditori, siete lavorate per altre persone, questa è una cosa che veramente dovreste un attimino spenderci un po' di tempo e in questo periodo è fantastico per riorganizzare e magari pensare a delle buone abitudini da inserire per lavorare di meno e produrre di più, che poi è questa la parte smart, giusto? 3-4 ore al giorno sono tantissime, puoi fare... Ancora non ci riesco, ma perché quella era fear of missing out, paura di non riuscire, che non hai finito qualche cosa. In realtà non è vero, perché tanto le altre 4 ore sei uno zombie. Tienilo per recall, tienilo per... È vero. Allora, quanto è difficile vedere i commenti da qua. Va bene, ragazzi, io quelle sul gruppo non riesco bene a guardarle. Le dovete mettere sulla pagina o su YouTube. Ok. Va bene. Allora, io faccio, visto che non riesco a vedere quelle là, ne approfitto io. Sto facendo una seduta personale. Ah no, aspetta, Edoardo, non mi far fare l'egoista. Allora, sì, ne abbiamo parlato, però allora, diciamo, magari ne avete già parlato, ma quanto tempo ci vuole per costruirsi queste abitudini? Qual è l'approccio corretto? Una alla volta, tutte insieme? Ah, questa è carina. No, cioè, bella domanda. Sì. No, una alla volta, assolutamente una alla volta. Inizia dall'inizio, inizia dalla mattina. Inizia a crearti la tua buona abitudine del mattino. Quella è una cosa importantissima, perché un buon risveglio, ognuno ha la sua abitudine, non esiste quella giusta. Bill Gates la mattina si sveglia a leggere le mail. Sei Bill Gates? No. Fai che cazzo ti viene bene a te, che ti fa stare meglio, che ti fa rendere più produttivo. Prova, finché non trovi quello che ti fa stare meglio. Tim Cook si sveglia alle 3:30 del mattino. Sei Tim Cook? No, ti piace svegliarti a mezzogiorno? Svegliati a mezzogiorno. Svegliati a mezzogiorno e fai quello che devi fare. Non c'è nessun problema. A livello di meditazione mi dicono, io non lo faccio perché ho un'abitudine diversa, però molti stanno a stomaco vuoto, bevono un bicchiere d'acqua e limone, poi vanno, poi meditano e poi cominciano. Nel mio caso, io
Io mangerei in continuazione. Io vorrei essere una balena che vanno con la bocca aperta e mangia tutto quello che trovano per strada. E quindi io la prima cosa, anche tu, la prima cosa che voglio fare la mattina, sai cos'è? Voglio mangiare. E io mangio. Mi sveglio la mattina e mangio e poi vado a surfarmi, faccio tutte le mie cose. Non esiste una giornata senza il surf per me. Se salta il surf, grande, mi si sballa tutta quanta la giornata. Quindi che ci siano onde, non ci siano onde, io vado in acqua, almeno remo. In realtà è una scusa, quindi qualunque sia la tua scusa, puoi uscire fuori e fare una corsa, puoi giocare col tuo animale domestico, puoi fare tutto quello che ti pare, ma crea l'abitudine che dura da una certa ora a una certa ora. E soprattutto nutriti bene, perché tu sei quello che mangi. Quello è importantissimo. Se tu mangi schifezze, sei una schifezza. Siamo in un'era in cui bisogna accettare tutto, dove si dice, vabbè, accetta il tuo corpo, sei grasso, che devi fare? No, non è vero, perché in realtà accettare se stessi vuol dire lavorare su se stessi e fare in modo di essere delle macchine da guerra. Se vuoi fare in 4 ore quello che tutti gli altri umani fanno in 12 ore, devi essere una macchina, devi essere un superumano. Gli superumani si creano con l'alimentazione e le buone abitudini. Chiaro, 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 chiaro. Poi, altre domande, queste due sono insieme, sia di Susanna sia di Nico, argomento molto interessante con tanti spunti utili. Dove approfondire? Anche Susanna chiede le risorse da consigliare per diventare da grandi come Pietro Buonomo. Nico ha una realtà remote gigantesca, lavora con tantissime persone, in ogni realtà remote ci si crea le proprie regole di buona convivenza. Però sempre interessante scoprire appunto nuovi punti di vista. Se hai consigli su dove approfondire, eccetera, fermo restando che comunque sei sempre il benvenuto qua, possiamo approfondire questo concetto anche in futuro, visto che interessa a tutti come me l'aspettavo, insomma. Allora, io seguo una signora che lavora ad Harvard, che studia solo remote working. Però il nome ve lo dico dopo, perché adesso non me lo ricordo. Ok, magari se lo metti nei commenti, se ti va, poi dopo nella cosa del gruppo. Volentieri. Lo recupero e ve lo condivido, seguo lei. E poi, ragazzi, la maggior parte delle cose le ho imparate da solo, perché non se ne parla tanto di queste cose qua. Ci sono un sacco, vabbè, c'è il classico libro Atomic Habits, che è interessante. Per quanto riguarda la comunicazione del lavoro remoto, questa Slack e InVision, loro scrivono tanti bei articoli a proposito, che sono interessanti come collaborazione. E poi, vabbè, adesso... Scusami, Slack la piattaforma, il blog della piattaforma, sì. Slack, ok. Esatto. E poi, come vi dicevo, sto scrivendo questo gioco. Ovviamente il mio obiettivo iniziale, perché ho iniziato a scriverlo prima del virus, era quello di venderlo per farci su qualche soldo, anche perché mi sono fatto cioè è un lavorone. Però io penso che lo darò gratis, anzi lo darò gratis a voi sicuramente, poi ve lo condividerò. Grande, oltre a trovare il appena è pronto, spero una settimana, 10 giorni di farlo, perché sto sviluppando il bot. Lì, oltre a trovare il gioco, quindi potete giocare e creare le vostre abitudini già da lì. Quindi voi seguite il gioco, alla fine del gioco avete le vostre buone abitudini create. Quindi questo è un percorso. Ci sono tutte le fonti, da lì potete andare ad esplorare le fonti. Ho mischiato, diciamo che ho cercato di dare una connotazione scientifica alla mia esperienza, perché se non ero solo io che lo dicevo non aveva nessun senso. Fantastico. Va bene, allora Pietro, io ti ringrazio tantissimo, veramente, adesso subito dopo abbiamo anche un'altra live, per la tua disponibilità, veramente tantissimo. E come al solito queste porte di questo gruppo sono super aperte per te, quando appena lanci il gioco appunto per queste abitudini, visto che tanto ti arrivano complimenti, veramente interessanti, cioè è inutile che te le metto adesso così, cioè te le faccio io, diciamo, a nome di tutti quanti. E grazie ancora, ci vediamo presto. Grazie a voi.
buona giornata e complimenti per l'idea e speriamo di aiutare più gente possibile. Grazie Pietro, esatto ragazzi, mi riprendo un altro minuto, facciamo qui subito, ecco, allora di nuovo ribadisco, scusate se sono di una noia totale, però ripetizione è quella che è la cosa più importante, donate, cazzo. Qui ci sono un link che abbiamo preparato appunto per una dove ci sono dei link direttamente per l'ospedale e per i vari ospedali, ne hanno bisogno. Ieri ci sono stati dei brutti numeri un'altra volta, è un'emergenza sanitaria mondiale e gli ospedali sono le colonne dove più importanti, quindi diamo una mano, quello che potete, ok? Pensate che state pagando questa live, le altre live, eccetera, date quello che potete, 5-10 euro, quello che volete e aiutiamo quello che possiamo. Posso aggiungere una cosa? Cioè non me la voglio tirare, però a me per gli speech mi pagano dai 5-10 mila euro, dateci 2 euro, a me bastano. Grande. Grazie. Grande Pietro, grazie a te, grazie a te. Perfetto, ciao ragazzi.